Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, grazie per essere ancora con me e grazie anche per tutte le mail che continuate ad inviare ad angoli@espansionetv.it. Naturalmente l'invito è quello di continuare a farlo. Torna in questa seconda parte della nostra serata un ospite assolutamente indispensabile per Angoli e per voi a casa, e quindi io ritrovo con moltissimo piacere la dottoressa Angela Bracuto. Ciao Angela e ben ritrovata ancora una volta qui con noi. Ciao Dolores, buonasera a tutti. Angela, questa sera io vorrei, allora intanto lo ricordiamo per i pochissimi che non sanno, tu sei audioprotesista per Biosonic e proprio per questa ragione io con te vorrei questa sera sfatare tutta una serie di dubbi e di perplessità che a volte coloro che magari per la prima volta si approcciano al mondo degli apparecchi acustici perché iniziano magari ad avere qualche necessità, in realtà magari hanno dentro di sé in concomitanza tutta una serie di informazioni che gravitano intorno a questo mondo. Quindi se ti rendi disponibile a questa mia piccola indagine con te, io partirei subito. Che dici? Mi rendo molto disponibile, sono pronta, vai. Va bene, allora partiamo proprio da ovviamente quello che la pubblicità e comunque il mondo appunto dell'informazione porta. Attraverso questi meccanismi vengono proposti moltissimi prodotti, però anche lì c'è poca chiarezza. Quindi proprio a te vorrei chiedere qual è la differenza tra un amplificatore e un apparecchio acustico. Che dici? Poi vinco qualcosa, se rispondo bene? Vai, poi ti do il voto, vai! Allora, come dice la parola stessa, gli amplificatori di suono sono dispositivi di serie preimpostati e pronti all'uso, che amplificano tutti i suoni, però allo stesso modo e nella stessa misura. Questo è un dato molto importante. Sono destinati ad un utilizzo non continuativo, perché la loro azione di amplificazione aumenta proprio tutti i suoni, anche quelli forti, che potrebbero anche causare delle conseguenze serie per l'udito, per esempio come gli acufeni o anche un progressivo peggioramento dell'ipoacusia. Ricordiamo che ipoacusia vuol dire abbassamento dell'udito. Quindi, trattandosi di semplici sistemi che non sono adeguati e regolati nello specifico per il disturbo del paziente, non hanno bisogno di nessuna prescrizione, non hanno bisogno di essere regolati da un audioprotesista come me, per esempio. Attenzione però, questi dispositivi, questi amplificatori, scusate, se vengono indossati a lungo, anziché migliorare l'udito, rischiano di danneggiarlo seriamente, e si consiglia l'uso per qualche ora, limitatamente nel tempo, quindi in sostanza amplificano tutto allo stesso modo. Invece l'apparecchio acustico tiene in considerazione la perdita uditiva del paziente, e che ovviamente è unica e personale, ed inoltre tiene anche conto dello stile di vita che si conduce, quindi praticamente siamo agli antipodi. La tecnologia inoltre presente all'interno degli apparecchi acustici è personalizzata, è personalizzabile. Attraverso quali dati? Innanzitutto gli esami strumentali che un paziente fa, quindi l'esame audiometrico. È personalizzata sulla base delle esigenze del paziente, sulla base del suo stile di vita, e va a correggere esattamente le frequenze che sono interessate dal calo uditivo. Quindi non è che amplifica tutto, come dire, in egual misura, ma tiene proprio conto delle specificità. E ovviamente proprio per questo sono utilizzabili tutto il giorno in maniera continuativa, e non creano nessun danno soprattutto. Io spero di essere stata chiara, cioè sono praticamente due cose completamente diverse, solo che spesso si tende a confonderle, proprio perché la comunicazione pubblicitaria non è chiara, hai detto bene tu all'inizio, non è chiara. Certo, e tra l'altro da questa tua descrizione, distinzione tra le due cose, sicuramente chiarissima, a me viene da pensare da primo acchito che questo amplificatore possa anche essere
insomma, davvero da considerare molto con le pinze, potrebbe anche darci dei problemi, quindi insomma ci andrei molto cauta nell'immaginare un approccio ad uno strumento di questo genere, può darci dei problemi seri. Perché? Certo, perché è standard, semplicemente alzi e abbassi il volume, però per dire se hai una perdita su determinate frequenze ed altre le senti bene, quando vai ad alzare automaticamente provi anche un senso di fastidio, perché senti anche molto forte quello che in realtà non andrebbe neanche aumentato, perché non ne hai bisogno, cioè va veramente preso con le pinze, solo che sai, purtroppo siamo tutti vittime di comunicazioni poco chiare, ecco. Dici bene, e tra l'altro una delle cose che hai sottolineato, proprio sempre parlando di questi amplificatori che ti dico mi stanno anche un pochino preoccupando, per non dire di peggio, fai presente che addirittura non solo magari ci aiutano poco e male, ma possono anche peggiorare un pochino la nostra, la situazione, diciamo, dell'utente che inizia ad avere dei problemi. Allora, proprio su questa considerazione, ma se poi si aspetta troppo a ricorrere invece ad un apparecchio acustico, di quelli seri, di quelli fatti a misura sulla necessità, insomma, quali rischi si possono correre? E soprattutto, se il problema degenera davvero, questo ritardo nell'andare alle cose serie può diventare difficile da risolvere, quali sono le conseguenze? Sì, ci sei andata molto vicina, perché più aspetto a porre rimedio, più poi sarà difficile riuscire a recuperare al 100%, anche perché ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto tante volte, gli stimoli uditivi che arrivano al nostro cervello lo tengono anche attivo. E certo, se io trascuro la mia perdita di udito e lascio perdere, dico aspetto che comunque peggiori ulteriormente, tanto che cosa cambia? No, cambia, perché poi intanto ricordiamoci sempre la stretta relazione che c'è tra abbassamento dell'udito e declino cognitivo, di cui avevamo già parlato. E poi immaginiamo un altro aspetto anche. Io faccio sempre questo esempio. Se io ho un braccio con una difficoltà di movimento, posso dire intervengo subito, faccio della fisioterapia, cerco di recuperarlo, oppure posso dire ma sì, lo lascio stare, quando poi non riuscirò a muoverlo più, vedrò il da farsi. A quel punto il recupero che potrò avere agendo in maniera così tardiva non sarà come il recupero che posso avere se appena mi rendo conto che ho una difficoltà faccio qualcosa. Direi che rende abbastanza l'idea. Quindi ancora una volta sollecitiamo a non trascurare i primi segnali di un calo uditivo, rivolgendosi ovviamente a chi può darci una soluzione personalizzata, e lancio questo appello anche, come hai fatto tante volte anche tu Angela, a coloro, magari ai familiari che stanno intorno alla persona interessata. Se non lo fa la persona, insomma, che qualcuno che gli vuole bene, che gli sta accanto, che solleciti verso questa soluzione il prima possibile, perché davvero dalle tue parole lo stiamo comprendendo per il bene assoluto, quindi stiamo vicini e andiamo a supplire laddove magari la persona interessata non lo fa. Allora, a questo sperando punto... che diano ascolto, perché a proposito di ascolto... A proposito di ascolto, ma insomma noi lo diciamo in tutti i modi, da qualche parte il messaggio arriverà. Ma tornando proprio a questo discorso, ora io non voglio neppure più parlare di amplificatori, perché davvero li cancello dalla mia esistenza, certo. Mi sembra la soluzione migliore, e quindi sto sull'apparecchio acustico. Ma per esempio, proprio perché la reticenza a volte c'è, utilizzarli solo... Togli pure a volte. Cioè, reticenza c'è sempre. Quindi sì, detto questo, si può pensare di utilizzarli al bisogno, tipo devo andare in banca, devo andare magari a un appuntamento di lavoro, ora si ritorna anche ad andare al ristorante, quindi magari ecco, utilizzarlo in circostanze di necessità e poi per tutto il resto mi arrangio un po'. Può essere una soluzione? Pensa che questo tipo di domanda mi viene posta di frequente, perché puntano quasi tutti all'utilizzo al bisogno. Certo. E no, non va bene. Perché immaginiamoci la situazione. Allora, è da tanto che non sento, perché tipicamente chi decide di
come dire, iniziare ad utilizzare un apparecchio acustico, minimo sono anni che non sente, non certamente giorni. Certo. Allora, devo riabituare il mio cervello a sentire tutti i suoni che ho perso nel frattempo. Allora, se io metto e tolgo l'apparecchio al bisogno, il mio cervello non ha il tempo di riabituarsi, di rieducarsi. E quindi che cosa succede? Che proprio l'esempio che hai fatto tu, metto l'apparecchio per andare al ristorante, poi per il resto a casa sto senza. Beh, la prima cosa che avvertirò sarà il rumore di fondo, il frastuono, il fastidio, ma anche uscendo di casa, da casa al ristorante, il rumore del traffico. Cioè, se io esco tutti i giorni senza l'apparecchio e questo rumore del traffico lo sento attutito, ovattato, il giorno che esco con l'apparecchio perché decido che quella è una giornata sì e io devo relazionarmi bene, e io comincio a dire mamma mia che confusione, cioè non sono abituata, quindi devo riabituarmi tutti i giorni con tutti i suoni, dai suoni banali che possono essere l'acqua che scorre dal rubinetto, piuttosto che sentire il gatto che fa le fusa. Ma, meraviglioso, ma questo lo dobbiamo sentire sempre. Ma per esempio, quindi io devo riacquistare, io dico sempre, quando sentivate bene, non è che la mattina ci si alzava e si diceva vabbè, oggi non devo vedere nessuno, mi metto due bei tappi e sto tranquillo. No, nel momento in cui sento bene sempre. E quindi il tornare a sentire attraverso l'ausilio di un apparecchio acustico deve essere un tornare a sentire che dura per tutto il tempo in cui io sono sveglio, quindi dalla mattina alla sera, e il mio cervello così si riabitua bene. Beh, e risponde anche meglio agli stimoli. Naturalmente sì. No, sorridevo prima perché a volte anche quando ci si sente molto bene non si vorrebbero sentire magari le persone che ci danno il tormento, queste cose, allora dici sì, i tappi me li metto, ma quella è un'altra storia, quindi brava, non è argomento di questa chiacchierata. Sì, quella è un'altra storia. Angela, per la tua gioia abbiamo un minutino ancora e c'è e c'è però un'ultima domanda, perché credo che anche questa sia tra virgolette un pochino una scusa, ma qualcuno te l'ha mai chiesto? Ma dottoressa, ma io sarò capace di usarli, riuscirò a sopportarli questi apparecchi acustici, magari non ce la faccio, quindi non li metto, che dici? Ma allora, loro partono dal presupposto di non riuscire, di non farcela, che sarà difficile. In realtà non è così. Certo. In realtà non è così, perché sono studiati e progettati proprio per essere utilizzati con tranquillità. E poi, soprattutto, noi facciamo tanto esercizio insieme. A partire da quando l'apparecchio viene consegnato, dedichiamo tanto tempo a metterlo e toglierlo insieme, a capire come si gestisce, come si pulisce. E poi, soprattutto, abbiamo tanta scelta a nostra disposizione. Scegliamo insieme il prodotto che fa al caso della persona, sia per la perdita che per la sua motricità fine, per esempio, per le sue esigenze. Per cui in realtà questo è un falso problema, se io ovviamente ho voglia di risolvere il mio problema, perché se non ne ho voglia, questa è una delle tante scuse che posso accampare. Sono assolutamente d'accordo. Sono stata nel minuto? No, però andare bene lo stesso, perché le informazioni sono fondamentali, assolutamente nessuna scusa. Io ringrazio come sempre la dottoressa Angela Bracuto per essere stata qui, per essere stata chiara, per essere stata diretta e per essere stata simpatica, perché anche questo fa parte delle sue caratteristiche principali. Io, Angela, ti saluto, ti ringrazio, so che sarà un arrivederci, ci rivedremo ancora e quindi alla prossima, certo. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche a voi per essere stati con me. Tra poco c'è l'informazione e io invece vi aspetto domani.